poi vanno interpretate. Abbiamo individuato alcune cose interessanti. Qui sembra avere un andamento circolare, potrebbe essere non una capanna perché è troppo piccolo, la speranza è una fornace. E poi qui c'era un'altra anomalia che è corrisposta a quel tratto di capanna che io, di cui ho parlato in profondità. Infatti abbiamo fatto il sondaggio lì per quello. In altri casi invece l'anomalia non ha dato niente, nel senso abbiamo fatto il sondaggio e non c'era niente. Questo per lì, la presenza di un'anomalia non vuol dire che c'è qualcosa. Le prospezioni sono anche di tipo archeologico, in questo caso nei dintorni del nuraghe si fa dei prelievi a distanza regolare, per intenderci qui secondo una griglia particolare, si raccoglie, si pulisce un po' di superficie e si raccoglie tutto quello che c'è, dalle cose ultramoderne a quelle più antiche, e si è visto che i materiali più antichi si affollano in quest'area e in quest'area. Qui ce lo aspettavamo ovviamente, perché i dati dei materiali provenienti dall'impianto del boschetto, qui un po' meno, perché pensavamo che tutto il villaggio si delle varie epoche fosse qui giù, insomma, e non qui invece. Diciamo che tra le indagini geofisiche e quelle archeologiche, diciamo che parzialmente ci abbiamo azzeccato. Gli scavi sono sempre aperti. Chiunque venga a visitare lo scavo, ma questo dal primo scavo di Suracchi del 1980 è stato così, chiunque venga visita lo scavo. Viene accompagnato da me con tutte le cautele, perché è un cantiere, quindi teoricamente dovrebbe essere proibito l'ingresso per tutti i problemi di sicurezza, però ovviamente lo facciamo. C'è sempre qualcuno che spiega cosa stiamo facendo. Noi cerchiamo, e qui abbiamo anche la pagina Facebook dello scavo, dove potete vedere, se ci andate vedete un po' di immagini, qualcosa dello scavo, ma noi cerchiamo di concentrare le visite in un giorno, facendo il Day of Archaeology, che è una giornata internazionale che si svolge a luglio, generalmente va dopo il 20 luglio, quindi ci viene bene perché è a fine scavo, e cerchiamo di concentrare in quel momento, perché ovviamente ogni persona che viene a visitare bisogna spostare una persona dallo scavo per accompagnarlo, per spiegargli, e siccome scaviamo poco più di 20 giorni, anche due braccia in meno diventano significativi. Il Day of Archaeology invece lo dedichiamo esclusivamente, sono centinaia di persone che vengono a vedere lo scavo. Alla fine dello scavo facciamo anche la presentazione pubblica, qui siamo alla biblioteca comunale, la sezione marina della biblioteca comunale di San Vero Maggiore, dove abbiamo presentato, ogni anno presentiamo i risultati preliminari dello scavo, e poi ovviamente c'è stata una pubblicazione preliminare nei quaderni della soprintendenza, che hanno due cose, oltre che essere una rivista prestigiosa, quest'anno l'anno scorso ha fatto 30 anni di rivista, ha dal 2015 alla bella cosa che è online, viene, può essere consultata online da chiunque, e la pubblicazione grande, grazie allo sforzo dei colleghi della Soprintendenza, di Giovanna Pietro e dei suoi gli altri colleghi che ci sono lì, e della sua pazienza di venire a bacchettarci, riesce a pubblicare tre mesi dopo che gli consegniamo i testi. Se tenete conto che adesso sta per uscire finalmente un intervento che fece su Suracchi nel 2012, sta uscendo adesso, e ho fatto mettere una nota dicendo guardate che l'ho scritto prima dei 3 anni di scavo, che mi fossi rimbecillito completamente. E quindi abbiamo dato, ovviamente le cose che vi ho detto oggi sono qui, assolutamente preliminari, ovviamente ci vorranno un paio d'anni per avere uno studio più approfondito, e c'è anche il logo del nuraghe, dello scavo, con il BES e Samusca Magheda, perché Samusca Magheda, chiunque abbia esperienza di scavo di un nuraghe, gli anziani del paese, io a marzo dell'80 sono iniziato quella del San Vero, gli anziani mi hanno avvertito che dovevo stare attento perché dentro un uraghe c'erano due casse, in una i dobloni, e nell'altra San Musca Magheda, che è pericolosissima. Non l'abbiamo ancora trovata, abbiamo trovato personalmente zecche in abbondanza, perché poi c'è tutto questo dietro uno scafo, ci sono le zecche, ci sono i ragni, ci
abbiamo scoperto che i grani che troviamo normalmente a Sulawesi non erano mai stati studiati da nessuno, sono stati identificati 2 anni fa come specie, noi le troviamo e animali di tutti i generi, molti di questi pizzicanti. Ovviamente poi non basta, tutto quello che viene raccolto nello scavo, nelle prospezioni, deve essere documentato e poi depositato, messo in deposito, che è un'attività piuttosto pesante, massiccia e fatta per di più negli ultimi giorni dopo lo scavo. Ovviamente, fortunatamente non c'è il sonoro, quindi perché è il momento in cui ci si fa più del male, anche perché non è un'attività molto creativa. E c'è la fine dello scavo, questo è il gruppo di scavanti, quasi tutti. Qui mi vedete in un alone, sono stato molto preso in giro nei social. Semplicemente io, quando è stata fatta la foto, non c'ero, mi hanno voluto mettere, l'hanno messo con Photoshop, e ho fatto questa roba particolarmente. Sarà che sono l'anziano dello scavo. O è un suggerimento a trasformarmi in fantasma. Però lo scavo non è finito in realtà, perché tutti questi colleghi se ne vanno nelle giuste vacanze, chi in America, negli Stati Uniti, chi in Spagna, Inghilterra, Cagliari, Italia, eccetera, eccetera, resto io, che devo fare l'ultima parte dello scavo, cioè la protezione delle superfici di scavo con un geotessuto. Perché? Perché queste superfici di scavo devono essere protette, anche le strutture più delicate devono essere protette dagli agenti atmosferici, dagli animali che entrano, intanto entrano, e dagli uomini, che qualcuno ogni tanto va a zampettare. Un giorno ho trovato uno che cercava tappare la macchina, col piccone, ma stava facendo scavi clandestini, stava cercando tappare. Ovviamente va coperto in modo che quando lo si riscopre le superfici di scavo siano esattamente come le abbiamo date, non cresca vegetazione, eccetera. La porta l'abbiamo protetta, molto protetta, con l'aiuto di una restauratrice, perché questi muri li abbiamo dovuti armare per evitare che non bastava riempire la terra, insomma. Li abbiamo armati e poi coperti. Quindi è lì dentro, l'ho riscoperta l'anno scorso, l'ho controllato, tutto tranquillo, finché non avranno i soldi per scavarla, resterà armata. E questo è il risultato. Anche qui abbiamo avuto tantissime critiche sui social media, ci sono denunce, eccetera, è bruttissimo, però questo protegge tutto quello che c'è sotto. Quello che c'è sotto è sotto da 2000 anni almeno, non vedo perché per il nostro gusto estetico dobbiamo lasciarlo alle intemperie o alla distruzione. Preferisco che stia sotto, ma si conservi piuttosto che... Stiamo arrivando alla fine, abbiamo anche il progetto di parco archeologico, il Sulawesi ha il vantaggio di essere alle porte del paese, di essere ai bordi di una strada turistica, che è quella che porta dalla superstrada alle spiagge di Sualuso, Sorocolumba, eccetera, quindi non ha problemi logistici. Abbiamo un progetto con anche tutte le autorizzazioni, parcheggio e centro visita lontano dallo scavo, l'asportazione della vecchia strada provinciale, il restauro e lo scavo di almeno le 2 torri che ci sono a ridosso, e mancano i soldi. Quindi speriamo di... stiamo bussando dappertutto, ma noi non abbiamo visite di grandi esponenti politici, di grandi esponenti della società civile, quindi non so quando riusciremo ad esso. Grazie. Del mondo si incontrano, testimoniando ancora una fase di vita molto interessante di questo sito. Lascerei la parola a voi, chi ha qualche curiosità, qualche domanda da fare, lo faccio. Grazie Cidia, più addormentati. Eccola. Lavori e quindi visite in mesi più clementi di sole? Allora, noi generalmente come museo
come comune facciamo visite guidate, che teoricamente non potrebbe essere visitato perché non è ancora un parco, quindi ci sono tutti i rischi, però ci assumiamo la responsabilità e facciamo visite guidate, generalmente primavera e autunno, e le connettiamo con manifestazioni che ci sono, o nel paese o manifestazioni più generali. Insomma, l'ultima visita guidata a questo è a Cerresa Laus, parleremo non so quando, una volta ne parleremo, che abbiamo fatto l'ultima per le giornate europee del patrimonio, che erano un po' per sempre. Quindi le facciamo periodicamente. Poi se ci sono gruppi che vogliono venire, basta chiamare, insomma, ci si può organizzare. Però ovviamente quelle aree di scavo che vi ho fatto vedere le trovate con le donne, in modo scorso, manco sotto minaccio. Questa quantità enorme di materiale che viene raccolto, eccetera, alla fine viene catalogata, dopo viene studiata, dopo viene tenuta e poi al museo di San Vero. Il museo di San Vero ha dei grandi depositi sotto. Okay. E quindi è lì dove ci sono anche gli spazi per lavorare, lavoriamo lì. Tutto il lavoro lo facciamo al museo, nel giardino del museo o giù nei depositi del museo. Dico, è tutto materiale che viene a necessità di essere poi ripreso. Sì, materiale che viene studiato da noi, ci sono state, ci sono molte tesi di laurea, specializzazioni, dottorato, c'è di tutto, non solo, ma sto facendo. Sto iniziando a mettere il materiale nelle vetrine perché finalmente il ministero mi ha dato l'autorizzazione, non per colpa degli uffici di Cagliari ma per colpa di Roma, della questa assurda, diciamo così, riforma, e grazie al sollecito fatto dai colleghi di Cagliari abbiamo ottenuto un paio di settimane fa la cognata autorizzazione al deposito formale dei materiali, quindi all'esposizione. Sto preparando, spero, in primavera di aprile, anche la parte espositiva. La parte del museo spero si può visitare lo stesso. E quando lavoriamo al museo è sempre aperto chiunque venga a vedere quello che facciamo. Tutto. Anche a collaborare? La collaborazione è un po' più complicata perché ci sono problemi un po' problemi di normativa fondamentalmente. Sullo scavo c'è il NIET del Ministero. Inizialmente addirittura sembrava che adesso fuori anche gli studenti di archeologia, poi si sono resi conto che se uno studente di archeologia non va sullo scavo non imparerà mai a fare l'archeologia, insomma è un po' un controsenso. Però si può partecipare ad attività collaterali ovviamente. Per cui ad esempio da Baggio Cucci poi adesso avvieremo una è un'attività anche interessante perché spesso saltano fuori ben interessanti, anch'io là perché ci sono gli schiavetti che l'hanno tutti là. E l'altra cosa interessante sarà una cosa che però riguarderà più i sanveresi, stiamo avviando l'allestimento condiviso, cioè far sì di fare certe attività che porteranno all'allestimento museale. L'allestimento museale ce l'ho chiaro, ovviamente, c'è la relazione, c'è tutto, però il racconto dell'allestimento, il racconto delle cose, lo faremo insieme agli abitanti, perché i reperti hanno un racconto che è un racconto scientifico, ma hanno anche un racconto che è un racconto sociale. Il racconto dell'allestimento museale l'ho fatto sulla base di una storia che raccoglievo anni fa, i bambini delle elementari li mandavamo a intervistare i nonni. Allora c'è un racconto di un cavaliere che è modernissimo, viene dato come leggenda antichissima, in realtà perlomeno è stata rimodulata in tempi recenti. Di un cavaliere che attraversa il territorio di San Vero, viene aggredito dalle Gianas e riesce a scappare, siccome lui invoca la Santa Sofia che è la patrona
di San Vero gli dona il mantello rosso. Ora la Santa Sofia di San Vero aveva il mantello rosso solo da qualche decina d'anni, prima era d'oro, quindi è stata riletta. Però ecco, questo racconto del viaggio sarà anche il racconto del museo. È quello che in Inghilterra chiamano le parish maps, le mappe di comunità. Però è un lavoro lungo, per cui ci vorrà un paio d'anni, insomma, per arrivare a trasformare l'allestimento museale anche, oltre che in un allestimento scientifico, anche in una mappa di comunità. Per cui questo lo farò assieme alle persone, a chi vuole partecipare. Una curiosità, come è nata la collaborazione con l'università americana? Con Peter Bandone e con Carlos Gomez, ci conosciamo da una vita. Con Carlos ci conosciamo perché entrambi eravamo molto legati ai genitori. Con Peter è venuto a scavare in Sardegna quando ha fatto il dottorato con Beatrice Annis. Hanno fatto per molti anni le prospezioni nel Terrarbese, di un anno salve, trovate che è pubblicato nel Terrarbese, e hanno scavato anche una fattoria Tunque Molas nel Terrarbese. Adesso devono fare ancora qualche intervento lì. E però avevano praticamente scavato, io da anni con Peter ci occupiamo delle stesse cose, pur con visioni leggermente diverse, però ci occupiamo dei conti culturali del primo millennio con una visione che oggi si dice postcoloniale di tipo Gramsciano, diciamo. E per tanti anni ci conosciamo, abbiamo discusso insieme e sempre avevamo parlato di fare un'attività assieme. Lui aveva finito praticamente a Terralba, io gliel'ho proposto, inizialmente era perplesso perché lo preoccupava scavare in muraglie. Anche scientifico, però il fatto che ci fossi io con una certa esperienza si è convinto piano piano, Carlo si è aggregato subito, quindi è nata da un'amicizia praticamente, e dal fatto che da una grande domanda scientifica, come sempre la base c'è la domanda scientifica, e Suraki è uno di quei posti dove è possibile capire quello che è avvenuto nelle varie fasi, nei vari incontri, e farlo in maniera capirlo in maniera scientificamente molto solida. Pensiamo solo agli studi sulla ceramica, su queste manifatture che vanno cambiando piano piano, insomma, Suraki è uno dei posti certamente più importanti. Grazie. Una curiosità, il tasto dolente di questo lavoro, quanto costa un cantiere del genere e da chi è stato finanziato? Da nessuno. È finanziato da nessuno. Nel senso che lo Stato, non ha i soldi manco per piangere, cioè lo Stato, il Ministero, diciamo, le sovrintendenze, non ha i soldi neanche per piangere, la Regione non mette una vita, non mette né il voto di scavi archeologici, una Regione autonoma, una Regione molto identitaria, ma devo dire che nelle ultime legislature addirittura la cultura è praticamente scomparsa. Se pensate che tutte le biblioteche, archivi, parchi archeologici e musei archeologici che avevano 800 persone, sì, circa 800 persone impegnate, con finanziamenti regionali e comunali, scadevano i contratti al 31 dicembre. C'è stata una prova di un anno a metà dicembre. Non sappiamo quale sarà il futuro, rischia di chiudere tutto. Perché la cultura è scomparsa nelle visioni regionali. Per cui come lo finanziamo? Allora, da una parte c'è il comune che mette il mio lavoro, perché io sono stipendiato, sono dipendente di ruolo del comune, dirigente di ruolo del comune, quindi quello è un investimento. E poi due, per qualche ora al giorno, due operai del settore sociale, che fanno parte dei progetti sociali di inserimento, quindi sono tanti quei progetti. Poi i colleghi che vengono si pagano viaggio, vitto e alloggio, nel senso che il Koski Institute, Peter, che prima insegnava a Glasgow, lì non riusciva a farlo, perché no, a Glasgow
Glasgow non avevano i fondi, in America è riuscita ad avere qualche fondo in più per affittare tre case, si paga delle persone che fanno il pranzo, insomma, perché il primo anno ci si faceva il pranzo, però significa spostare gente dallo scavo, e i trasporti, i viaggi, eccetera, sono spese sui tra i 20 e i 30 mila euro, spese di IVA, così come tutti gli altri colleghi. Poi siamo riusciti attraverso l'università americana ad avere qualche finanziamento, a poche migliaia di euro, della National Geographic, qualche piccolo finanziamento ad esempio per fare il C14, un finanziamento per fare le indagini geodiagnostiche che sono costate poco più di 7.000 euro, compreso viaggio, vita, luce, prezzo pochissimo. Questo non c'è, non c'è niente. E ovviamente non, abbiamo quelle due torri in quali in superficie abbiamo trovato pezzi interi, non ci possiamo entrare, non abbiamo i soldi per entrare. Abbiamo la porta lì. Andiamo a entrare. Però è vero che a qualche chilometro abbiamo un sito. C'è un collega che scava Montigramma, non però vuole il professor di Israele, che dice che Montigramma è l'amico di Suraki. Quindi io lo prenderò in parola, Raimondo Zucca l'ha scritto, non è lo prendo in parola e mi faccio trasferire, perché sto scavando le case di cui di quel posto. No, il problema è che alla base manca una politica pubblica. Ma quanto è che sta lì? 15. Tenete conto che 2 chilometri da Suraki, 2 chilometri più in là, andando verso il Montiferru, ne parleremo la prossima volta, è stata trovata la testa di un'altra statua. E fu la prima a essere trovata tra gli anni 60. Però era molto mal ridotta e quindi non venne riconosciuta. La si riconobbe dopo aver trovato Montiferru. Quindi è una strada che passa da Suraki. Sì, c'è anche il centro politico. Dall'altra parte, dall'altra parte di strada che va verso i Sinis, a Serra Isaraus, abbiamo trovato un grande modello di nuraghe, fatto dello stesso materiale, quindi della stessa cava delle statue di Montigramma, e mi appare anche dalla stessa gruppo di artigiani, insomma dalla stessa botte di artigiani. È un, forse di tutti quelli dell'Oristanese è più bel, più raffinato modello di nuraghe. Qualche altra domanda, qualche altra curiosità? No? Siamo soddisfatti. Allora ringraziamo Alfonso Stiglitz che ritroveremo qui. Con Alfonso Stiglitz. Invece io vi do Paesaggi di potere. Paesaggi di potere. Venite presto. Comunque a breve.